Bene, benvenuti, mi sentite? Benvenuti, e intanto vi ringrazio della presenza e soprattutto per un'occasione che a me è particolarmente cara, è presentare un volume su Bologna. Io che ho speso una vita sulla questione di conservazione del centro storico, di restauri che ho fatto come professionista, eccetera, ogni volta che esce qualcosa su Bologna, ma soprattutto su Bologna ben documentato, è una gioia. Per cui stasera abbiamo l'occasione di vedere, e poi sarà illustrato dagli autori, un volume sulla Montagnola. Detto così, ormai poi le immagini sulle pareti già lo dicono, non è un volume circoscritto a un tema semplicissimo, cioè quello un giardino sopraelevato, eccetera. Ma siccome è un luogo topico di Bologna in cui è successo di tutto e di più, gli argomenti si sono tutti diversificati. Allora abbiamo un contributo di Giancarlo Benevolo, tavolo giustamente, su Porta Galliera e le fortezze papali. Chiunque va alla Montagnola vicino alla Scalea verso la stazione trova che c'è un rudere, e quello è già un segno che dovrebbe dare un certo allarme. Però non si è limitato a quello, si parla anche di quando il giardino, la Montagnola è diventato un giardino, e poi queste evoluzioni che ci sono. Si è incentrato il tema sulle fortificazioni, perché effettivamente aveva già scritto un volume su queste, molto approfondito, e qui ancora porta qualche originalità che non c'era in quel volume. Per cui non si finisce mai di studiare, come Edoardo dice, non si finisce mai di dare gli esami, qui dico io invece non si finisce mai di studiare i temi di Bologna. Finisce anche con una parte archeologica, logicamente, perché gli ultimi interventi che sono stati fatti sulla Montagnola sono stati a carattere archeologico, andando a scavare in certi punti. Poi il sopra, gli scavi, ma immediatamente è stata fuori un'altra particolarità che non è nota a tanti bolognesi, ma lo diventerà sempre di più perché se ne sta parlando già da tanto, è quella che Brunelli, Massimo Brunelli, ha fatto sul rifugi antiaerei sotto la Montagnola. Cioè siamo in un periodo storico gravissimo per Bologna, siamo in regime fascista, c'è la minaccia esposta agli esterni da parte del regime, e ci sono dei timori di ritorsioni, si parla di una possibile guerra, escono già delle disposizioni che danno indicazioni come fare la difesa dalle offese aeree. C'è una cosa pelosa qui dietro, non sarebbe logico pensare ai bombardamenti, ma proprio in epoca fascista la guerra di Spagna è stata il campo di prova sia per i tedeschi che per gli italiani, purtroppo, della offesa aerea alle città, detta una per tutte Guernica. Guernica è stata rasa al suolo completamente e ha dato la dimostrazione che sì, l'offesa aerea funziona. Per cui è una tragica verifica. Naturalmente però c'è la difesa da fare a queste cose, visto che avevano imparato così bene a provocarle. E l'unica era dare disposizioni perché venissero fatti questi rifugi. Rifugi che non si improvvisano, erano per legge, erano dati per legge, ma per legge poi si faccia la legge, ma devo trovare come, quando. Per cui c'erano parte di rifugi pubblici, con finanziamenti, qui ci sono dettagliate le notizie di come sono andate le cose, e quelli privati, che ciascuno si poteva fare in qualche modo. Rifugi o rinforzi, perché chiaramente quando poi scoppia la guerra sono impreparati tutti, perché nessuno ha fatto queste cose, e nelle case arrivano delle disposizioni che sono perfino da far ridere. Mettete della nastra di tela gommata o di carta gommata sui vetri, perché se lo spostamento d'aria dello scoppio non vi proietti delle schegge in faccia. Io sono talmente, diciamo, coinvolto in questa cosa che da bambina avevo tutte le finestre con tutte le strisce all'interno, perché vivevo quelle cose. E mio nonno rinforzò i sotterranei della villettina, che era fuori Sant'Isaia, con dei gran pali, delle grandi travature, nell'idea di poter sopravvivere se venisse giù. Siamo fortunati, sono qui perché c'è la fortuna anche queste cose. Di fronte al disastro di 30% delle distruzioni a Bologna, che hanno provocato i bombardamenti, bene, alcune cose sono state risparmiate. E come? Arrivavano giù le bombe, cascavano in testa, ma non scoppiavano, perché addirittura è stato accertato dopo che molti operai nelle ditte produttrici delle bombe in America o in Inghilterra, ma non mettevano le spolette perché non fossero, non esplodessero, perché molte erano maestranze obbligate a lavorare e sapevano che quelle bombe sarebbero dovute andare proprio a colpire il loro paese.
Beh, io sono qui a raccontarla perché la bomba che è venuta nel giardino di mio nonno non è scoppiata, se no altro che due o tre rinforzi della cantina, lì spazzava via tutto, era una bomba notevole, metà di questo tavolo, e ricordo che è stato portato via con un carrettino da ingegneri con tutti i sacchi di sabbia, che cosa facevano con quei sacchi di sabbia nessuno lo sa, per andare fino a Reno e farla scoppiare in fondo a Reno. Tanto per dire, allora, l'esigenza di fare dei ricoveri era importante, qui se ne parla diffusamente di quella della Montagnola e si accenna anche a quelle che sono state invece una trappola mortale, perché quella del Cavaticcio purtroppo non ha funzionato, la bomba si è infilata esattamente proprio dove non doveva e ha fatto vittime dappertutto. Si stima che i morti per eventi bellici sia diretti, cioè da bombardamento, sia per conseguenza sia 20.000, cioè non una cosa da ridere, anzi, diciamo che è stata una grossa questione. Per cui tutta questa pagina di storia, che finora non era stata esaminata e neanche apprezzata nei libri, nei testi non c'è, esce adesso finalmente alla luce con anche questa indagine fatta su uno dei tanti rifugi agibili. Agibili perché altri sono stati poi sepolti, alcuni si sa l'ingresso ma non si sa come si sviluppino, alcuni sono accennati. Poi c'è un'altra parte, questa parte, il volume è stato, non ho detto alcune notizie che vanno però sottolineate, è stato voluto fortemente dall'Associazione Amici delle Acque, delle Vie d'Acque Sotterranee di Bologna, di cui c'è Brunelli che ne fa parte, logicamente, e c'è il presidente Cantone De Capua. Sono persone che volontariamente, proprio non voglio usare la parola hobby perché è un po' stupida, ma per studio, si dedicano a queste cose in maniera approfondita, non propalano false notizie, non fanno delle cose approssimate, ma vanno nel profondo delle cose. E questo, ovviamente, è un merito che c'è. L'editore ha sostenuto bene la cosa, l'editore Maglio, perché ha dato una veste a queste pagine e alle foto degna, per cui alla fine si hanno informazioni e non cose sbiadite in qualche modo. Per cui è una bella pubblicazione, la prefazione di Zanotti anticipa i temi, logicamente dando certi colpi informazioni, e poi c'è una parte molto particolare che mi ha colpito, quella della, io la chiamo squadra di calcio, Federica Benanti, Michela Bianciardi, Angela Cazzoni, Marina Giuffre, Ramona Loffrede e Nike Maragucci, per se c'è Nike perché Nike dovrebbe essere, non Nike, no. Ecco, meno male, hanno fatto un lavoro di questo tipo, sono tutti architetti, volontariamente hanno fatto un'indagine su queste cose che si chiamano conserve o ghiacciaie. Che cos'erano? Anche i cibi andavano conservati nel passato, logicamente. Come si faceva? Si metteva via la neve, ma dove? In strutture. E queste strutture sono variatissime, sono diffuse nel nostro territorio. Ce ne sono ben 5 nella zona, non tutte ancora conservate, logicamente, ma identificate nella zona della Montagnola. Tutte le altre, ma tutte le altre ce ne sono ancora in città, e tantissime, tante anche nel contado, perlomeno nell'immediato circondario. E vanno tutelate perché sono un bene che non aveva nessun apprezzamento. Rigonfi di terra con una porticina, beh, tanto spiano tutto, non se ne parla più. Alcune altre volte faccio lo scavo per fare, per esempio, un padiglione per Sant'Orsola, ne salto fuori una e la lasciano tutta scoperta in maniera che sembra un torso rimesso in qualche modo. Ci vuole l'attenzione alla conservazione, e questa attenzione si può fare anche di normativa, e dicevo prima che nella prima stesura del piano strutturale si nominavano tante cose da conservare e da l'ordine da guardare, l'ordine degli architetti, lo guardo, lo leggo e ci mancava completamente la parola ghiacciaia o conserva, non mi aiuto, se non la mettete come elemento da tutelare, queste cose poi scompariranno, perché non sono nemmeno monumenti che la sua intendenza andasse a colpire con la notifica di vincolo, che poi dopo diventava una cosa, ma erano cose casualmente presenti nei giardini, nei cortili e in giro. Per cui il fatto di avere colto l'occasione, e questa mi fa piacere perché in un solo volume salta fuori tanti temi, in questo volume, parlando della Montagnola, salti fuori il tema delle ghiacciaie, è finalmente l'occasione per far conoscere al pubblico allargato, dico io, cioè ai bolognesi, queste cose. E sottolineo, è un volume finalmente fatto seriamente, con dei temi sviscerati in maniera metodica e con i documenti. Troppe volte abbiamo un'editoria, e non parlo certamente del Maglio, che fa dei libri strenna in cui ci sono belle foto magari, qualche notiziola e molti errori.
A questo punto che cosa si deve fare? Già sapere e conoscere che questi errori non si propaghino. Per cui vi do una curiosità. Io sono presidente anche della consorzio della Chius di Casalecchio e del Canale Reno. Abbiamo organizzato con le guide di Bologna delle varie associazioni degli incontri proprio per dire: guardate, voi propalate notizie di Bologna sulle acque, mi raccomando, date notizie certe. Allora c'erano i più preparati, ci sono stati i docenti, è stato Tondarini, c'è stato Pontino stesso, io come introduzione, poi altri, che hanno dato le notizie giuste. E dicendo, guardate che se continuate a dire, ma non erano quelli, ma erano altri probabilmente, che quelli strani ferri che sporgono dalla parete del palazzo dove c'è adesso Genos Bononia, del palazzo Pepoli, servivano per legare le barche, perché lì c'era un canale, è una cretinaggine colossale, perché intanto non erano navigabili e non c'erano barche, era un corso d'acqua piccolissimo e nessuno pensava mai di legare delle barche a dei ganci attaccati alla parete. Ma questo l'ho sentito dire tantissime volte, e l'altra sciocchezza che è stata detta e che è dura da togliere, che gli archi del portici di San Luca sono 666. Non è vero, non sono 666, non sono mai stati, e soprattutto non è vera la fantasia che hanno detto sono 666 perché richiamano il numero dell'Apocalisse, che è il numero della bestia. Allora il portico è un serpentone, quello che ha tentato Eva, e santuario di San Luca è la Madonna che schiaccia la testa al serpente. E tutto sto viaggio romanzato di cose è stato detto all'infinito, c'è dappertutto. Io continuo a dire, guardate che non si fa, e l'ho detto anche in quell'occasione, per cui ve l'ho detto adesso anche a voi, così registrate che non sono 666. E alla fine non potevano nemmeno, e questo che volevo sottolineare, progettare che fossero 666, perché quando sono partiti non sapevano neanche quanti saranno stati gli archi, perché era un'avventura, tre volte dovevano cambiare, e lì ho fatto uno studio su questo, cambiavano direzione, cambiavano, veniva una frana, non dove poteva andare lì, non c'era, c'era un nobile che non cedeva il terreno, cioè c'è stata una questione di notizie tali, di casi tali, che effettivamente il 666 non poteva essere un numero prefissato, per cui via, un'altra cosa che non bisogna più dire. E ora qui, chiunque legga il testo, non troverà nessuna notizia fuorviante, perché sono tutte notizie documentate, su documenti reperiti, questi per esempio, la novità sono queste del rifugio, per esempio, ma ci sono anche quelle delle ghiacciaie, sono rilievi fatti appositamente, cioè stiamo sui piedi per terra e dicendo che la storia di Bologna è una cosa seria, per cui merita che siano persone serie che se ne occupano. E con questo passo la parola a chi ha fatto le fatiche naturalmente di questo. No, ma sto qua, poi velocemente. Per i 666 archi credo che neanche sommando passi Carrai si arrivi a un... No, si arriva a un numero vicino, ma non è quello. Anche perché poi molti sono stati demoliti per fare gli archi di passaggio delle strade, per cui salta il numero. È vero. E poi le numerazioni storiche sono state fatte due volte, per cui ci sono lapidette di due numerazioni differenti l'una accanto all'altra. Non ha senso. No, infatti, un po' come la piccola Venezia. Guarda, tutto contribuisce a fare confusione. Che servirebbe buio proprio lì per fare un commento. Devo chiamare qualcuno, non lo so cosa faccio. Ma qua si intravede, dai. Vai a parte. Io mi sono messo di mano. Adesso se volete venire anche voi, mi sposto. La mia testa ostruisce. Ma si vede, vero? Allora, innanzitutto io ringrazio l'architetto Carlo De Angelis, che è un amico. È stato benevolo, ma lo ringrazio, insomma, perché credo che lo spirito che ha accomunato tutti noi in questo lavoro che abbiamo portato a termine in estate, praticamente, no? Nelle fasi di scrittura, insomma, ci ha accomunati tutti l'idea di cercare di dire cose, sì, naturalmente nuove, e di documentarle e di utilizzare, come posso dire, un titolo che non avesse la pretesa di vi presentiamo tutto lo scibile possibile. No, siamo andati a cercare certo degli argomenti che della Montagnola ovviamente ci sono tantissime pubblicazioni, lo stesso
De Angelis ha scritto, e in effetti lo abbiamo citato, ricordato e utilizzato, ci mancherebbe. Ma voglio dire, sono tanti gli argomenti su questa montagna, e come è stato detto, diciamo pure che è un comparto della città di Bologna che ha sempre funzionato come una cerniera tra il centro storico, poi anche questo ormai è centro storico perché è dentro la terza cerchia muraria, ma comunque tra il centro storico e il nord, la periferia, la prima periferia, ma insomma i collegamenti fra il cuore della città e la parte settentrionale anche della regione attraverso la via di Gabbiera e tutte le altre strade. Quindi insomma l'operazione che abbiamo fatto naturalmente sì, parla di Montagnola. Io adesso naturalmente non sto ad illustrare gli argomenti, ma cercherò soltanto di dare delle chiavi, come dire, di lettura per quanto concerne i miei due interventi. Io mi sono occupato ovviamente delle fortezze papali, è stato ricordato che appunto ho fatto una pubblicazione tempo fa, una monografia sulle fortezze papali, e quindi in questo caso ho apportato altri elementi di conoscenza. Tuttavia però mi sono occupato dell'aspetto, in questo primo saggio, degli aspetti che riguardano il comparto, proprio come dicevo prima, della porta di Galliera, del sito urbano, che appunto ha avuto la travagliatissima vicenda delle fortezze papali per 5 volte costruite dalle autorità papali e per 5 volte abbattute dai bolognesi. Fortezze papali, ripeto, che sono state sempre osteggiate dai bolognesi, e anche se lo Stato della Chiesa pensava sempre a una città di Bologna, il Papa pensava a una città di Bologna come seconda città dello Stato, i bolognesi si guardavano bene da considerare la loro città in questo modo. Per questo che in fondo di questa possente fortificazione non rimane più nulla. E vedete, qui abbiamo questa foto aerea che ci fa vedere questo il giardino pubblico, però vedete che anche quando è stato edificato il portico monumentale, troverete poi tutti i dettagli ovviamente nel libro, quando è stato realizzato il portico monumentale e quindi la scalinata del Pincio, a ricordo del Pincio romano, l'idea di presentare in questo portico monumentale, in questo, come dire, in questa scenografia che doveva servire ai viaggiatori che entravano a Bologna come primo biglietto da visita della città, ecco il ricordo delle distruzioni del castello papale. Proprio perché i bolognesi avevano piacere alla fine dell'Ottocento, no, di mostrare in questo clima di post-unitario, dove il neogotico doveva essere il richiamo all'antichità bolognese, al Medioevo, il momento di massima fulgore della città, ecco l'idea dell'autonomia comunale ostile alla Chiesa che viene impressa sul portico monumentale affinché il viaggiatore, prima di entrare in città, in questo rettifilo, no, della via Indipendenza, vede i fasti della città, le glorie, no? I bolognesi puntano su questo fatto. E quindi la Montagnola è anche il ricordo di questo, ma non solo, velocissimamente, chiave di lettura, come vi dicevo prima. Vedete, queste sono le fortezze, sono gli autori, i cardinali e i pontefici che nel tempo hanno voluto la fortificazione. E questi sono anche gli estremi cronologici che ci danno, ecco, il momento di costruzione e il momento di distruzione. Faccio notare che Bertrand de Puget, il primo che cercò di un grande quadro politico di ritorno del pontefice Giovanni XXII da Avignone a Roma, voleva fare di Bologna veramente la sede del pontefice prima del balzo a Roma. E quindi il castello di Porta Galliera è anche il luogo dove in realtà fu chiamato Giotto ad affrescare la cappella che stava dentro il castello. Non entro nei dettagli, tenete presente che l'ultima fortezza, quando poi in realtà poi Bologna finirà per sempre nello stato, per sempre, diciamo, per tutta l'età moderna, nello stato della Chiesa, tenete presente che l'ultima distruzione del 1511 avviene, ma le autorità ecclesiastiche lasciano fare ai bolognesi dopo una momentanea
una momentanea ribellione, ma insomma la città poi finirà dentro lo Stato e ci penserà poi il Palazzo Comune, quello che noi chiamiamo Palazzo Comunale, a fungere da Palazzo Apostolico. Questi sono tutti i dettagli, naturalmente, di chi ha costruito, di chi ha fatto che cosa, e naturalmente trovate tutto nel volume, le immagini le vedete qui dagli affreschi vaticani, dalla sala delle mappe, ecco il sito dove già nella seconda metà del Cinquecento, noi troviamo questo rialzo del terreno, vedete che indica le tante distruzioni, l'accumulo dei materiali. Una delle cose che mi preme sottolineare a proposito delle leggende e delle varie mistificazioni è che la collina della Montagnola si sia formata sì con i ruderi del castello papale, ma insomma sotto ci saranno anche i ruderi del castello papale sicuramente, anzi sarebbe bello, abbiamo sognato tante volte con Brunelli di poterli andare a vedere andando sottoterra, però in realtà c'è da dire che la collina della Montagnola si è venuta a formare, certamente ci saranno i ruderi, ripeto, ma anche per l'accumulo dei materiali di risulta dei grandi cantieri, dei grandi palazzi cinquecenteschi cittadini, sono cose che sono queste, sono già poi state studiate ampiamente, però voglio ricordarlo perché in effetti l'accumulo, la montagna si è formata in quel modo, anzi addirittura le autorità papali poi nel 500, nel 600 dovettero regolare l'afflusso dei materiali con un custode, proprio perché i grandi palazzi senatori della città sbancavano tantissimo terreno, no, per le fondamenta, quindi bisognava trovare un luogo dove andarle a posizionare. Guardate che sono cose avvenute in realtà in tantissime città, penso a Brescia, penso ad altre città, quindi le montagnole artificiali sono formate spesso in questo modo. Beh, grosso modo mi sono divertito rispetto ai ritrovamenti che avvennero alla fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento a ripercorrere tutti i punti dove sono stati trovati resti di possenti muraglie. Questo è un ragionamento molto approssimativo, questo sia chiaro. Tuttavia, anche con l'aiuto di Massimo, di Brunelli, abbiamo cercato un po' di perfezionare quello che io già ero andato a cercare nella precedente pubblicazione. Quindi, molto grosso modo, questo, vedete, A dovrebbe essere il perimetro della fortificazione papale, cioè del castello, e B dovrebbe essere sull'altro lato della via di Galliera, la via Indipendenza in questo momento non esisteva, dovrebbe essere il perimetro della cittadella voluta da Giulio II. Tra l'altro vi faccio notare che dentro la cittadella c'era una chiesa dedicata a San Giulio, dedicata al Papa ovviamente, che aveva voluto il Papa. I bolognesi l'hanno atterrata, però nel tempo poi noi sappiamo che alla porta di Galliera sorse quella chiesa, no, dedicata a Gesù e a Maria, poi atterrata, ma che sorse in quella posizione proprio al ricordo dell'altra chiesa e della cittadella. Questo è un alzato che ha fatto con elaborazione grafica video page, che fa un po' vedere in base ai documenti che io avevo trovato e che riporto anche in questo libro, le posizioni insomma delle strutture interne, ecco, alla fortificazione, sempre con grande approssimazione. Pensate che non solo c'era quella struttura, vedete, quadrata, non proprio centrale, ma con un grande mastio centrale, ma ulteriormente fortificata, ma la cappella affrescata, quella che venne affrescata da Giotto, era prospiciente all'entrata dal campo del mercato, no? Perché la piazza Ottagosto era tradizionalmente la piazza del Campus Mercati. Insomma, questi sono più divertimenti che altro, sia chiaro, perché non possono avere una validità, ecco, proprio scientifica. Questo è il rudere, che però è il risultato, anche in questo caso, andiamo al castello di Porta Galliera, il castello... No, momento, questo è il rudere di un torrione, modificato tante volte nel tempo, quindi non ha un progetto costruttivo unitario, ma sono strutture e sovrastrutture addizionatesi nel tempo, anche perché poi è stato utilizzato comunque all'interno del perimetro delle fortificazioni, insomma delle mura di Porta Galliera.
Queste sono altre figure che voi trovate nel libro, sempre insomma, a testimonianza di come si è evoluto il rudere nel corso del 600, del 700, come è stato raffigurato. La porta di Galliera, naturalmente si viene a raccontare nel libro qualcosa della, della porta di Galliera, vedete prima come all'entrata di Papa Clemente VIII dovette essere rivestita perché forse era fatiscente, e poi come Bartolomeo Provaglia, l'autore tra l'altro anche del palazzo da via Bargellini, quello sapete dei grandi atlanti in Strada Maggiore, ecco come poi l'ha realizzata in una forma molto, molto elegante. Vi dicevo prima di Van Wittel a proposito della chiesa, di questa chiesa che campeggia davanti alla, alla porta di Galliera che non esiste più, e mi piace sottolineare che, come vedete anche in quella immagine, e qui compare una ghiacciaia, che forse che è quella specie di piramide, no? Che vedete qua, e che con ogni probabilità ci piace pensare che sia quella demolita per la costruzione della, della scalinata del Pincio, insomma, per intenderci. Poi qui poi Brunelli ha fatto sul piano delle foto ha fatto e detto tante cose, no? Per l'abbattimento, la chiusura dei canali, insomma, è un grande esperto di queste cose. Nel libro si fa, faccio un profilo, insomma, delle trasformazioni dell'area della porta e quindi l'inquadramento della via Indipendenza, che poi, se ci pensate, rientra nel, in quel quadro di realizzazioni di rettifili come a Napoli, come nella, beh certo, il Boulevard Haussmann a Parigi, no? Cioè gli sventramenti e le, questi, questi rettifili che vengono realizzati proprio per la città moderna, e anche di quello, insomma, nel volume si dà in qualche modo conto. Mi piace comunque ricordare che il fatto che proprio Bartolomeo Provaglia, quindi un architetto in un momento barocco, in un momento particolarmente felice per questo comparto, visto che è proprio in quel momento che la porta di Galliera viene restaurata, ma si dà forma anche al giardino della Montagnola in quel 600, no? In quel 660 si dà una forma vera e propria di giardino pubblico alla Montagnola, ecco, è proprio quello che salva la porta di Galliera, come le altre porte più brutte, dall'abbattimento delle mura. Voi sapete bene che nel 1904 Bologna abbatte le mura, Rubiani tuona, no? Rifà l'esempio di Norimberga, che Norimberga invece di distruggere le mura, Norimberga in fondo era una città grande come Bologna, più aveva cominciato l'espansione urbanistica leggermente prima, perché lì la, la rivoluzione industriale è cominciata un po' prima, tuttavia l'esempio era analogo, e Rubiani tuona, dice Norimberga conserva le mura, non so perché noi le dobbiamo distruggere. Bene, lui e Carducci riescono a salvare le nostre porte almeno, proprio perché dimostrano in qualche misura che la porta di Galliera è bella e ha un valore storico-artistico. Poi c'è il discorso dell'8 agosto, a cui è collegato naturalmente proprio la battaglia di, della Montagnola e la lotta, diciamo, l'espulsione dei bolognesi, che, i bolognesi che espellono gli austriaci, ed è quel monumento del 1903. Dunque io mi fermo qua perché sennò racconto i contenuti del libro, però insomma questo è il fil rouge che vi può portare dalle più antiche epoche medievali al Novecento della Montagnola, quindi all'introduzione del discorso delle ghiacciaie e dei rifugi antiaerei. Ho terminato. Grazie per essere venuti, a nome mio e del mio gruppo, della famosa squadra di calcio al femminile, ringrazio tutti i compagni di viaggio, quindi la casa editrice e tutti quelli che ci hanno permesso di arrivare qua questa sera, anche l'architetto De Angelis che ha introdotto.
Per introdurvi al contributo del mio gruppo a questa pubblicazione, vi invito a fare un viaggio nel tempo. Un viaggio del tempo attraverso delle immagini. E il nostro viaggio comincia proprio in questa immagine. Il punto preciso è quel ritaglio verde all'interno della scalea, proprio dove c'è il lampione, che è un punto magari che abbiamo visto tante volte, ma sul quale non abbiamo mai focalizzato la nostra attenzione. E come qualsiasi viaggio che si rispetti, abbiamo bisogno di alcune informazioni prima di partire. La principale è questa. Siamo davanti alla scalea della Montagnola e quindi dobbiamo sapere chi l'ha progettata. Voi vedete in questa slide una bellissima tavola che appartiene a una rivista di architettura che non esiste più, era un mensile che si intitolava Ricordi di architettura. In questa tavola vedete tutti gli elementi per poter capire il progetto, quindi una prospettiva, una sezione, due livelli di piante diverse. Quindi tutte informazioni utili, ma ne manca una. Ne manca una e vi dico subito qual è l'informazione che manca. Non sappiamo che cosa c'era prima di questa scalea, cioè se la scalea è stata costruita su un terreno vergine oppure c'era una preesistenza. Ovviamente la scalea è il punto terminale della strada maestra, quindi di via dell'Indipendenza, ed essendo stata una via costruita su un tessuto che aveva già una sua identità, la via sicuramente è stata costruita su delle demolizioni. Ma vediamo una fotografia. Questa fotografia rappresenta proprio il momento dei primi lavori di sterro alla Montagnola. Questa fotografia è un dono dell'ingegner Muggia, che quindi permette di vedere gli operai al lavoro. Questi operai stanno demolendo qualche cosa. Quindi a questo punto la nostra curiosità è: ma che cosa stanno demolendo? Quindi siamo andati a cercare l'estratto del decreto prefettizio di espropriazione e di demolizione e come vedete c'è un disegno che riporta tre case che sono di proprietà del signor Giuseppe Poggi. Queste tre case le vedete dalla disposizione planimetrica, sono case di non sono palazzi, sono case, non sono case di pregio, però a queste case, vicino a queste case, come dice il decreto prefettizio, c'era qualcos'altro, e questo qualcos'altro è la ghiacciaia. La ghiacciaia la vedete alla destra, è questo elemento qua. E la cosa interessante di questa immagine è che mostra ancora un tessuto urbano in cui c'è via Galliera, che la vedete, ma non è ancora stata costruita via Indipendenza. Infatti al momento della costruzione di via Indipendenza, che vedete tratteggiata nel nostro grafico, via Indipendenza va in aderenza alla ghiacciaia. Allora, se l'opinione pubblica si è mossa per difendere la porta di Galliera, le mura, la demolizione della ghiacciaia invece è passata nel silenzio più totale, perché non si è attribuito un valore a questo edificio. Vi mostro un'immagine anche del 1756, perché è curiosa, perché la nostra ghiacciaia viene identificata con il nome di Giassara, che era un termine bolognese che indicava sempre una ghiacciaia, la Giassara, e in questo caso è del senatore Spada. Infatti nella pubblicazione potrete ritrovare tutta la storia di questa ghiacciaia, quindi che dalla proprietà del senatore Spada va alla famiglia Ercolani, da Storia Ercolani, poi alla figlia Lucrezia che va in moglie ad un Antaldi, quindi tutto il suo percorso fino alla sua demolizione. Vedete qua di nuovo il disegno del 1756 e sotto un disegno di Muggia, in realtà due disegni. Da questa parte vedete il rilievo, che quindi mostra un accesso alla Montagnola preesistente con la ghiacciaia,
e dall'altra parte il progetto. Quindi nel punto dove eravamo all'inizio del nostro viaggio c'era la famosa ghiacciaia. Questa ghiacciaia, tra l'altro, è una ghiacciaia d'affitto, per cui è ancora più particolare la sua storia, perché le ghiacciaie di affitto hanno dei regolamenti d'uso, per cui troverete all'interno della pubblicazione anche questo tipo di informazioni. Però già che siamo in quel punto, allarghiamo la nostra visione e andiamo a vedere che attorno alla Montagnola ce ne sono altre quattro. Di queste cinque ghiacciaie nel totale ne è rimasta una sola, che è quella dei portici. Ma se allarghiamo ancora lo sguardo, questo è un risultato parziale del nostro lavoro di catalogazione, siamo a 130 ghiacciaie identificate presenti nel tessuto urbano nel periodo tra il 1850 e il 1890. A questo punto però l'occasione di raccontare la storia di una ghiacciaia ha aperto anche una serie di domande. Domande su che cos'è una ghiacciaia, come si riempiva e tutte queste domande. Noi siamo abituati a pensare a una ghiacciaia come una struttura di questo tipo. Questa è la ghiacciaia di Villa Rorà a San Lazzaro di Savena. Quindi se ci troviamo in una zona come questa, siamo a Lembudria, San Giovanni in Persiceto, e vediamo una piccola altura con una boscaglia, subito diciamo questa è una ghiacciaia. Se invece siamo in fila, in tangenziale, e vediamo questa struttura qua, probabilmente non tutti siamo in grado di dire che cos'è. Ebbene, questa è una ghiacciaia. È una ghiacciaia che è stata denudata della terra che la ricopriva e delle alberature. Quindi questo ci permette di capire che effettivamente non sappiamo tantissimo sulle ghiacciaie, e quindi questa è diventata un'occasione per chiarire alcuni punti. Innanzitutto noi chiamiamo ghiacciaia qualsiasi cosa, cioè non distinguiamo più tra ghiacciaia, conserva da neve, giassara o neviera. In realtà facciamo questo dalla fine dell'Ottocento, però l'ingegnere Francesco Pozzi nel 1882 ci chiarisce qual è la differenza. Una ghiacciaia in realtà è un lago, quindi è una fossa che viene nel periodo invernale riempita d'acqua in modo tale che poi ghiacci, ed è quella che noi chiamiamo ghiacciaia di produzione. In questo caso, se ne volete vedere una, vi consiglio di andare a Pracchia, nella montagna pistoiese, c'è l'ecomuseo dedicato, per cui in certi periodi potrete anche visitare una ghiacciaia. Quella che noi invece chiamiamo ghiacciaia in realtà è una conserva, e quindi si intende una costruzione che è adatta allo scopo di conservare il ghiaccio nel periodo estivo. A questo punto però la conservazione del ghiaccio ci permette anche di determinare un ambiente a bassa temperatura che ci permette di conservare gli alimenti. Quindi viene utilizzata come noi utilizzeremo oggi il nostro frigorifero. A questo punto ve ne faccio vedere una come è fatta. È fatta sostanzialmente da due elementi, da un vestibolo che ha due porte d'ingresso, pensate un po' a una cella frigorifera, e poi alla camera del ghiaccio. La forma della ghiacciaia dipende da diversi fattori che troverete comunque elencati, e pensate che per esempio nel bolognese c'è un tipo di ghiacciaia particolare che è la ghiacciaia da birra, che era quella della famiglia Ronzani, che ha caratteristiche di forma e di aperture diverse da una ghiacciaia come questa classica. Le ghiacciaie possono essere seminterrate, come in questo caso, totalmente fuori terra, totalmente interrate, e cambiano nella forma e nelle dimensioni. Qui c'è un abaco degli elementi costitutivi, giusto per farvi capire che ogni ghiacciaia è diversa dall'altra, quindi ne troverete diverse. Basti solo pensare a un esempio velocissimo, al suo caricamento. Potete avere delle ghiacciaie con un oculo nella parte dell'intradosso della volta, perché sono caricate dall'alto, possono avere un caricamento laterale oppure possono avere un caricamento dal vestibolo,
Quindi anche in base a questa cosa cambiano le caratteristiche. Mi piace sempre tirare fuori questa immagine, questa è del professor Hubler, che scriveva alla signora Tosoni, che era la segretaria di Casabella, e parlava della ghiacciaia come uno spaccato di un motore. In effetti funziona come una macchina, e una ghiacciaia è una delle cose dal punto di vista costruttivo più difficili da realizzare, quindi tutta la letteratura tecnica troverete proprio questo elemento, questa denuncia di difficoltà. E non vi lasciamo nell'Ottocento, ma vi riportiamo ai giorni nostri raccontandovi l'evoluzione storica dei sistemi di conservazione degli alimenti attraverso il freddo, quindi dalla ghiacciaia fissa, quella che si chiamerà ghiacciaia fissa, passiamo a queste che probabilmente qualcuno di voi ricorda, che si chiamavano credenzette rifrescatoie oppure ghiacciaie portatili. Hanno lo stesso funzionamento della ghiacciaia grande, ma la cosa carina è la pubblicità dei magazzini Marzocchi, che esistono ancora, perché non tutte le ghiacciaie sono uguali, perché la ghiacciaia sia buona deve essere del modello tedesco. Quindi anche lì indichiamo tedesco, tanto per chiarire. Questa lascerà il suo posto al frigorifero. Il frigorifero, che inizialmente si chiamerà scatola del ghiaccio e poi si chiamerà ghiacciaia elettrica, per l'appunto. Il primo frigorifero che esce nel mercato è un Kelvinator, in onore del barone di Kelvin, che era colui che aveva formulato il discorso relativo allo zero assoluto. Quindi c'è tutta una serie di elementi che portano il frigorifero ad arrivare nelle nostre case. Ovviamente anche la Fiat ai tempi faceva il frigorifero, quindi potevamo avere in casa un Fiat o un Atlantic. Quindi per dirvi che il nostro viaggio cominciato nella Scalea è finito a casa vostra. Quindi ognuno di voi ha un frigorifero che porta un pezzo di questa storia. A questo punto però, alla fine del nostro viaggio, ci poniamo una domanda. Bene, ma il frigorifero che abbiamo in casa ha portato alla morte delle ghiacciaie? La risposta che ci stiamo dando noi come gruppo è sì, ha decretato la fine della funzione della ghiacciaia, perché gli ultimi casi di funzionamento della ghiacciaia risalgono agli anni 50, ma per noi quello spazio ha un valore e stiamo tentando, attraverso delle idee progettuali, di poter riutilizzare quello spazio e quindi di restituire alla collettività uno spazio con dei nuovi valori. Quindi questo è il nostro progetto. Buonasera a tutti, passiamo a un argomento completamente diverso, anche se si tratta sempre più o meno di sotterranei. L'argomento dei rifugi antiaerei, dimmi, spingi, mi fai andare a random. Dovrebbe essere una cartella con vino sul Montagnola. Questa. Fai la presentazione, quella fa la prossima. Dunque, rifugi antiaerei, anche questi locali sotterranei, non sono luoghi prevalentemente costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma hanno un forte riferimento già dalla prima, in quanto i primi studi sulla protezione antiaerea risalgono al 1915 e c'è una completa documentazione che nasce appunto dal 1915, si ferma al 1974 e con le ultime normative che cedono finalmente tutte queste strutture dal genio civile ai vari comuni o province risalgono al 1997. Sarebbe davvero lunghissimo dover parlare di tutte queste normative, anche perché dal 1915 in avanti, poi passando per tutto il ventennio, ogni regola costruttiva, ogni piccola parte inerente alla protezione antiaerea sui civili veniva definita e descritta totalmente per ogni minimo dettaglio. Consideriamo che solo quella del 38 consta di circa 200 pagine,
dove ci sono anche tutte le altre. Il sistema dei rifugianti aerei faceva parte di una enorme selva di ragnatele che correvano tra la città e la collina. Ben 7.964 erano i ricoveri costruiti in città, fossero essi in galleria, quindi definiti anche antibomba, ed erano i rifugi più sicuri perché potevano sopportare un colpo diretto almeno fino al peso di una bomba di 1,5 tonnellate, fino alle strutture private costruite sotto ogni palazzo, che invece erano definite anticrollo. Anticrollo più semplicemente perché dovevano sopportare il crollo del palazzo, ma non sempre ciò funzionava, perché i primi test erano fatti su questo scopo con bombe da 100 kg, erano bombe lanciate durante la prima guerra mondiale ed era il massimo potenziale. Gli alleati invece scaricarono sulla città di Bologna bombe dal peso fino a 2,5 tonnellate. Quindi solo il peso di questi ordigni sganciati da 7.000 metri d'altezza potevano trapassare un palazzo di 5 piani solo con il loro peso. Se poi questi esplodevano anche nelle cantine, il danno era terribilmente efficace, purtroppo. Ricerche sulla Montagnola, direi un titolo azzeccato, proprio perché le ricerche non sono mai finite. Esatto, no, ma il caso è che proprio stamattina ero all'archivio storico provinciale e sono saltati fuori documenti inerenti alla linea elettrica che partiva dalla centrale idroelettrica del Battiferro e arrivava fino al Pincio. Cosa c'entra la centrale con il rifugio? Ve lo spiego subito. Fino al 1955 sarebbe dovuto esserci nei sotterranei del Pincio, ovvero i vecchi magazzini di legname che dovettero essere sgomberati pochi giorni prima e i primi giorni di marzo del 43 per la costruzione del primo lotto, ma di questa centrale nel 43 non si fa già più traccia, non ce n'è più, non se ne sente più parlare. Dove sono finiti tutti i meccanismi? La linea che partiva dal Battiferro per portare alla sottostazione del Pincio? Non si sa, quindi altri studi, altre ricerche sono comunque in atto. Diciamo che Bologna fino al primo bombardamento, quindi il 16 luglio 43, non aveva preso troppo sul serio la guerra, proprio perché si pensava che Bologna non venisse mai colpita, essendo molto distante dalle basi aeree alleate. E queste, essendo molto lontane, non permettevano ai velivoli di arrivare fino a Bologna e poi tornare indietro con un carico di benzina. Ciò avvenne poi solamente dopo lo sbarco in Sicilia e l'acquisizione dei porti di Taranto, di Bari e di altre città sulla costa. Tonnellate e tonnellate di ordigni che venivano scaricate senza grande mira, anche insomma erano prettamente cosa veniva cercato di colpire in Bologna, soprattutto le centrali elettriche e la stazione dei treni, perché è un nodo cruciale come quello stradale che passa ancora oggi per la città e soprattutto serviva a bloccare i rifornimenti per le truppe tedesche. Le centrali elettriche, perché una delle tante sottostazioni dislocate nel quartiere Santa Viola, vicino alla stazione centrale FS, serviva buona parte delle ferrovie del Nord Italia. Quindi colpire questo obiettivo avrebbe voluto dire bloccare i rifornimenti via rete elettrica e via treni. I treni poi continuarono a funzionare grazie anche alle vaporiere che furono rimesse in funzione e dopo anche successivamente i locomotori diesel. I tre rifugi della Montagnola sono appunto uno dei tanti che vennero costruiti in città, chilometri e chilometri di cunicoli per cercare di salvare più persone possibili. Ciò non era sempre possibile, il cavaticcio fu uno purtroppo, anzi l'unico caso in cui fu centrato non una volta ma ben due volte e portarono alla distruzione di circa 50 metri su 105 di questo cunicolo sotterraneo. Come vedete alle mie spalle ci sono tante mappe del primo lotto, secondo lotto, terzo lotto.
se tutti e tre fossero stati terminati, fossero stati portati a termine, avrebbero dovuto, se non altro, questa era l'intenzione iniziale, contenere circa 5.000 persone, quindi una buona fetta della popolazione della città di Bologna dell'epoca, cosa che in verità non avvenne, perché fu costruito interamente solamente il primo lotto. Se avete voglia di passare al garage Pincio, quello che oggi è ricavato sotto il giardino, potete andare a vedere le tre gallerie di ciò che rimane del primo lotto. Il potenziamento del primo lotto si trova, quindi un ulteriore allungamento, un ulteriore aumento di capacità, si trova invece dove oggi c'è la cartoleria Il Bruco. Non è per far pubblicità, ma diamo un indirizzo preciso. Se entrate nel negozio, vedete che è involta, è proprio in galleria. Questa galleria è visibile in parte dove c'è l'esposizione, ma il grosso sta nel retrobottega, quello che loro utilizzano per magazzino. Da lì poi c'è un arco murato, però sappiamo che di là da quest'arco c'è qualcosa. Abbiamo già avuto la benestare della proprietà del negozio di poter fare almeno un piccolo sondaggio, un forellino da 12, mettere di là un occhiolino con la telecamera e vedere cosa porta. Questo perché in teoria, per ora stiamo parlando sempre di teorie, e in base alle piante ritrovate ci dovrebbe essere il prolungamento, l'unione tra il primo e il terzo lotto. Il secondo lotto invece nessuno ne parla mai. Questo fu costruito solamente in parte e bloccato spesso e volentieri dai lunghissimi bombardamenti che subì la stazione ferroviaria. Quindi ciò indicava un inizio di lavori, una sospensione, un nuovo inizio, una nuova sospensione e via dicendo. Fatto sta che comunque alla fine della guerra, quando arrivò la liberazione, moltissimi rifugi erano ancora in costruzione e molti non furono mai terminati. Qui per esempio addirittura c'è un esempio di un progetto che costò sulla carta allora 10 milioni di lire, stiamo parlando del 44. Una cifra folle, non venne mai realizzato, poi perché le casse comunali erano asciutte, asciuttissime, e un po' perché nonostante tutte le varie dilazioni che lo Stato poteva fare, non c'era né cemento, né manodopera, né ferro, perché tutto era mandato alla produzione bellica e soprattutto al rinforzo di opere militari. Quindi in città si faceva davvero con quello che si aveva. Moltissimo, come diceva prima l'architetto De Angelis, moltissimi gli edifici rinforzati con legname, con puntelli, con quello che si trovava in giro. Addirittura nel pieno centro storico molte torri vennero assottigliate nelle loro fondamenta per ricavare cunicoli pertugi dove i proprietari di questi edifici si potevano riparare. Cosa deleteria, perché se una bomba fosse scoppiata davvero in loco, l'assottigliamento delle torri avrebbe portato comunque alla distruzione e al crollo dell'edificio. 7.964 rifugi sono davvero tanti, e questi erano stati tutti presi in carico dal Comune di Bologna e tutti censiti. Tutti censiti, però di questa documentazione così completa oggi se ne è trovato una minimissima parte, tanto che i rifugi visitati, guardati, fotografati o in cui abbiamo avuto modo di accedere sono ad oggi 702. Non pochi, sono una bella fetta, ma però non certo tanto da andare a coprire l'intera costruzione. Terminata la guerra, di questi locali sotterranei cosa se ne fece? Vennero in parte riconvertiti alle funzioni primitive, quindi magazzini, garage, depositi, vecchie officine, eccetera, eccetera. Di tutte le gallerie, invece, se ne fece un uso diverso. Intanto furono le uniche degne di essere conservate, così diceva nel 47 un documento ritrovato all'archivio storico della regione. Però molti vennero murati, soprattutto quelli più lontani dalla città, in quanto erano luoghi di perdizione, venivano utilizzati come postriboli abusivi essendo lontano dalla città, e molte gallerie venivano addirittura separate in tante piccole cellette. Fatto sta che non essendoci
gli spazi erano tanti, quindi si dovevano recuperare il più possibile, giusto? Esatto. Molti di quei cittadini furono murati, alcuni affittati come quello di via dell'oggi via dell'odierna via Codivilla, ma allora via Panoramica, e quello del Guasto, dedicati alla coltivazione di funghi, proprio perché erano luoghi molto molto umidi. Esatto, esatto. Poi altri rifugi invece purtroppo vennero abitati in pianta stabile ben oltre la fine della guerra. Il Pincio fu uno di questi, dove tanti disperati che non avevano ancora una casa, perché comunque la costruzione procedeva a rilento, non c'erano soldi, mancava tutto, mancava qualsiasi cosa. Tanto che tutte le opere demolite, tutti i rinforzi demoliti dagli interni dei rifugi venivano riconvertiti immediatamente e mandati alla ricostruzione nazionale, proprio perché mancava qualsiasi opera di recupero e di produzione. Una delle gallerie del Pincio, del primo lotto, fu abitato fino al 1947. Abbiamo appeso un piccolo fotoconfronto al di sotto di questa galleria, dove fa vedere l'immagine sì del 44, ma che questo poi non si scostava di molto dalla realtà del 47, dove tanti disperati purtroppo abitavano in questi alberghi sotterranei, e questa gente purtroppo veniva a fine guerra, nonostante tutte le privazioni di cui erano state oggetto, venivano indicate come fossero una classe inferiore, come fossero dei topi da fogna che vivessero in questi luoghi, perché non si potevano permettere una casa. Cosa che poi invece fortunatamente verso gli anni 50 portò sicuramente allo spostamento di queste persone, prima all'interno di scuole e poi di piccoli hotel, e finalmente venne riconosciuto loro un appartamento dall'amministrazione comunale. Da raccontare sui rifugi ce ne sarebbe per settimane intere, ma però quello che vi posso dire è che innanzitutto rimanere attaccati a una frase che un certo Vladimir Ilyich Ulyanov, chiamato dagli amici Lenin, disse nei suoi tanti discorsi: popolo, mantenete quello che abbiamo, perché la nostra storia sarà il nostro futuro. Cosa che purtroppo non è avvenuto per tante costruzioni di Bologna, ma così come in tante altre città. Oggi stiamo cercando, a fatica, anche con l'aiuto dell'amministrazione comunale, di cercare di recuperare molti di questi luoghi. L'idea è di riaprirne alcuni nei prossimi mesi, speriamo davvero di riuscire a poterli mostrare al pubblico e alla popolazione. E tanta storia di vita vissuta e di rifugi antiaerei li potrete trovare comunque nel libro, e descritti totalmente, e perlomeno con le centinaia di carte ritrovate nei tre archivi storici, comune, provincia e regione, e in alcuni fondi privati, fortunatamente, la descrizione quasi completa di quello che si è ritrovato fino adesso dei tre rifugi della Montagnola. Le conclusioni. Ecco, volevo ringraziare intanto gli autori che hanno illustrato più che bene i loro contributi, e immediatamente sto pensando al prossimo volume. Perché? Perché intanto certe cose non è stato scritto ancora esaurientemente. La Montagnola, anche delle costruzioni attestate solo e sulla Montagnola. Una è un asilo adesso, ma non è nato come asilo. Era la mostra dell'avvenuto traforo della Direttissima, dedicato tra l'altro ai quelli che erano caduti per quel lavoro, perché c'è stato anche un numero di morti notevole. C'è stata ospitata, c'è arrivata la fontana, che invece era dell'esposizione, per cui è un altro elemento che è importante. Alle pendici, proprio lì vicino al monumento, tutti vanno in piazzola, c'è un muro smozzicato con delle semicolonne e dentro c'è una palestra. Quello era lo Sferisterio, cioè un luogo di architettura napoleonica meraviglioso, che fino a poco tempo fa, dico cent'anni però, non di più, era intatto e che è stato adibito alla palestra, demolendo alcune parti, per cui quello adesso non è più comprensibile, anzi è un capannone squallidissimo.
recuperi che si dovrebbero imporre, perché effettivamente la città di Bologna ha delle potenzialità ancora, vedi tutti i temi che sono stati affrontati adesso, più questi, che sono tutte da esplorare. Il tema dei rifugi mi richiama a una cosa. Saranno indagato 700 perlomeno trovati e censiti non so quanti, ma sarebbe interessante anche estendere il discorso a quali sono state le costruzioni a fine bellico in Bologna. Non so quanti sappiano, esiste un bunker in cemento armato nella zona di Sabotino con le pareti spesse di 2,5 metri, perché era la centrale telefonica per tutta l'armata, chiamiamola armata, o le truppe del nord tedesco. Ora, questo bunker non è stato tirato giù perché è talmente in mare. Non ce l'hanno fatta. Non si poteva. Allora è diventato un negozio con una finestra che prende luce da un bugigattolo, che lì è stato a porti di colpo. Era molto prossimo a dove stavo io, e io fino agli anni, diciamo, 50, quando dopo ci hanno costruito sopra, hanno costruito un palazzo perché tanto era ben fondato, c'era sto bunker che teneva benissimo. Ora, tutte queste pagine, vedo che sono tutte da recuperare, evidentemente fanno parte della storia. Come ha reagito una città come Bologna al periodo bellico? Come ha registrato tutte le distruzioni e con quale volontà ha voluto riscattarsi? Perché questo è il discorso. E abbiamo avuto una figura eccezionale a Bologna che subito, immediatamente, mentre c'erano le distruzioni, provvedeva a pensare alle costruzioni, Barbacci. Io lo voglio ricordare perché è una delle figure più alte di tutta Bologna, che non era neanche bolognese, era fiorentino, alta anche in statura perché era quasi 2 metri, ma simpaticissimo, io lo ricordo con gran piacere, e che ha provveduto a ricostruire San Francesco, la mercanzia, cose eccezionali, per cui ci sono tanti volumi, però partendo da questo, che sono le difese e poi ci sono da censire le offese e gli altri aspetti bellici, è tutto un capitolo che va ancora scritto organicamente, perché ancora siamo troppo dispersi in tante pubblicazioni. Per cui il prossimo volume sarà le costruzioni e sarà e poi Montagnola 2, la vendetta, e saranno ancora delle cose. Io vi ringrazio e ringrazio soprattutto gli autori e l'editore. Grazie a voi.